sono una cosa seria, sono la cinghia di trasmissione dal passato al presente della nostra cultura, della nostra civiltà, del nostro modo di vivere e di comportarci. Sono il patrimonio culturale che ci hanno lasciato i nostri avi, la loro storia, la loro vita. Sono il compendio delle loro gioie e le loro sofferenze, della loro saggezza racchiusa nei proverbi e nei modi di dire, nelle memorie, nei racconti. Ignorare tutto questo vuol dire mettere una pietra tombale sul passato. Viviamo in un mondo che cancella tutto, non guarda il passato e non guarda il futuro. Tutto ruota sul contingente, ma una comunità senza storia e anche senza avvenire. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Avete sentito come vi accolgo oggi con questo testo del professor Elio Fox, che ho tratto dalla prefazione che il professore ha fatto al libro El Nos Parlar de Nac di Gino De Bonetti e Tullio Rigotti, i due cari amici di Nago che abbiamo già avuto in trasmissione a parlare di questo libro, libro che è uscito proprio recentissimamente. Il professor Fox è prestato, eh, veramente in modo cordiale, gentile, a presentare appunto con questa prefazione da cui ho tratto questo brano che vi ho letto. Naturalmente il professor Leo Fox eh, mi preme eh, dirlo perché gli amici di Nago me lo chiedono, va ringraziato appunto per aver accettato di scrivere questa prefazione, così fra l'altro molto... Interessante per questo suo cenno all'importanza del dialetto come cinghia di trasmissione tra il passato e il presente. Vi dico questo perché anche oggi, vedete, in quest'altra puntata di Non è mai troppo tardi per preparare il dialetto, siamo nello studio a Trento, lo, nella zona della Bolgera, nello studio del professor Fox. Che naturalmente ringrazio, professore ben ritrovato. <ride> Grazie eh, a voi. Sempre in forma. Ha dormito stanotte? O anche la stanotte ha fatto le 5. Le quattro e mezza. Quattro e mezza, ecco, ha dormito mezz'ora in più, quindi anche questa notte il professor Fox non ha abbandonato la sua, il suo scrittoio, la sua scrivania, dove appunto si dedica sempre al dialetto, eh? a perpetuare questa sua passione del dialetto, passione che poi deve appunto, essere infusa anche in coloro che ci ascoltano. Quindi vedete che siamo ancora col professor Fox, al quale poi <coughs> chiedo eh, un, un, una cosa che l'altra volta mi è sfuggita. Eh, eh, C'era una bella iniziativa da anni, Ciacere in Trentin, di cui lei faceva parte, no? Eh, sì, abbastanza. Abbastanza. Quanti anni, professore? Pensa poco. No, 30 anni. 30 anni, 30 ecco. anni. Penso che sia una delle eh, riviste autoprodotte. Ecco. Era una rivista, Ciacere in Trentin, scritta in corsivo, un bel corsivo, mi ricordo, di non sì. sbaglio, che però... Cioè, era le Ciacere in Trentin, le prime... Uscivano nel, fra il 1958 e nel 1964, ed erano quelle eh, fatte dall'onorevole eh, Lionello Groff. Groff, sì, oh. sì. Le ha portato avanti per sei anni: cioè per, per cinque anni in pratica, l'ultimo anno le ho portate avanti io perché lui non ce la faceva più, ma, 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 abbiamo cominciato che il primo numero che era 75 anni per cui. E arrivato agli 80-82 eh, non no, no, grazie a poi andare avanti e allora lo, lo ecco, chi è che non... faceva parte di questo gruppo oltre al professor Fox? Ma le, la seconda la parte, seconda la, parte sì. la seconda parte del secondo gruppo è quando la, la rivista diciamo, è risorta nel certo. 1985 così ricordiamo anche qualche altro sì, cultore eh, del dialetto dunque avevamo con noi una grande studiosa che era la Mastrella Anzilotti, Fiorentina che mh, passava le sue ferie estive in Val di Sole, dove quindi dava anche il suo contributo degli, degli insomma, di studiosa. Sì, questa era una studiosa mm. di, di lingue mm. e, e di tradizioni popolari di, a livello europeo. Poi c'era un altro caro amico che, del quale festeggeremo, festeggeremo, ricorderemo la sua scomparsa eh, adesso, Lorenzo Cosso. Sì. è scomparso un anno fa e lo ricorderemo qua a Trento l'11 novembre sì. alla, alla sala del centro Rosmini. E poi c'erano... Eh, dovrei... Eh, Eravate ehm. un bel gruppo? Insomma, sì, eravamo di... sì, cinque, eh, fra i promotori eh, il dottor Alessio Liss di, di, di Rovereto. Che con la quale siamo anche adesso in Italia. Papà della Dora Aless, della, della professoressa che ho conosciuto, è Aless, non c'è sempre. No, la moglie era professoressa. Ah beh, allora sarà lei, lei che è stata mia in, collega. Oh, entrambi no, in no. pensione, adesso, sì, no, sì, ma comunque, sì, sì. lo sento ancora. Ah, quindi, però, un bel gruppo, non solo trentino, ma anche che arrivava addirittura da Firenze, mi ha detto la Fiorentina. Fiorentina, ho capito. Per cui, avevamo questo. Ecco, la pubblicazione usciva una volta? È, è trimestrale. trimestrale. Sì. E siete andati avanti fino a tre, tre anni fa? Tre, fino alla fine del 14. Esatto, due anni fa, sì, e due anni fa. quindi e ne sono usciti 114 numeri. Ho capito, quindi sarebbe interessante per esempio recuperare per qualche nostra puntata, qualche... vediamo se riusciamo, grazie al, alla potenza comunicativa del nostro Fabio Gala, se riusciamo a recuperare qualche numero per vedere com'è come è questo ah ecco, numero vedete che io non ho chiesto per no, ma no, subito problemi, ha detto il professore no. che ci presta qualche, qualche, qualche numero così possiamo l'ultimo numero dove porta ecco. in copertina addio addio bene ecco vediamo e eh beh no non partiamo proprio dall'addio professore <ride> eh, scusi, eh. vediamo un numero a me che a questo punto ero rimasto praticamente da sol a parlare di Ah, ho capito e quindi perché i collaboratori ho sempre avuto in particolare Ernesto Francescotti che sì. faceva delle inchieste sui su, grandi. Quel che dice che i raddoppiamenti, raddoppiamenti le... devono essere pochi. Sì, insomma, no, ecco. sì, Quindi... no, no. Le due visioni contrapposte Dopo la, la Lilia con Ferrari, che la aveva ah, ecco, una rubrica sulla Busa. la con Ferrari, Shlamath. noi Shlamath. mi pare che sulla Busa abbiamo già dedicato una poesia alla Lilia Slovenica. No? Sì, sì ah, l'abbiamo fatta una... E' quella che ha telefonato poco la Ah, ho capito. Ah, quindi c'è un contatto <ride> sì, sempre sì, frequente fa con... pa, pa, parte del nostro gruppo del Cenacolo. No? Ho capito. Che noi abbiamo questo, fondato questo gruppo 27 anni fa. Il Cenacolo Trentino di Cultura Dialettale. C'è e... detto anche Lumberto Raffelli? No, Lumberto Raffelli faceva parte del, del, del filò. Ah, penso. il filò, esatto, del il filò. Sì, perché sentite qual è il panorama? Eh? C'è il filò, c'è che... il cenacolo. Quindi il dialetto in no, realtà è. Il è... filò del perché non è pure. No, no, no. Ma so, so, voglio dire c'erano perché... dei gruppi, sì, appunto. È stato fondato molto... da Nando da, Dalla, da, il da, 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 dal filò. Sì, sì, Nando anche di Nando Dalla ci siamo occupati con la Busa sì. recentemente, in un numero della Busa di settembre, no di, di agosto forse. Bene, sì. professore. Prima mi sono permesso di leggere questa parte tratta dalla prefazione al libro de, del, che abbiamo qua Tullio Rigotti che ci segue ma non vuole entrare eh, in questa <ride> trasmissione, anche perché a dire la verità ci manca un microfono. Siamo rimasti con due microfoni soltanto, quindi da un punto di vista tecnico è rigotti, godi. <ride> eh, no, ma eh, dobbiamo fare, ma dice lì, dice non preoccupate. L'importante è che ringrazi il professor Fox per aver fatto questa prefazione a questo libro che spero quelli di Nago, almeno quelli di Nago, veramente lo prendano. Eh. Ma mi pare che forse l'ha dato anche gratuitamente a coloro che hanno partecipato all'assemblea, non lo so, ma verificherò. Ecco, professor Fox, mi dica un attimo qualche sua valutazione, anche se ha detto già quello che conta, insomma, no? l'importanza del dialetto proprio come cinghia di trasmissione dal passato al presente della nostra cultura, della nostra civiltà, delle nostre tradizioni. No? Mi permetto di ricordare che nei giorni scorsi ho presentato in una puntata questo libro della Val di Ledro intitolato Tanta Fadiga, anzi Tanta Faiga, perché il Val sì. di Ledro risparmia le lettere, sono parsimoniosi la N e la M cercano di toglierle proprio risparmiosi tanta faiga, soldi miga un libro, pensate un po' dell'83 lo ripeto, coloro che diranno ma lo sappiamo fatto dagli studenti di Bezzecca, della quinta elementare con la maestra Cis Ferrari mi pare, dove veramente in un modo bellissimo sono elencati tutte le attività, tutti i lavori di una volta dalla finagione, al murador al carboner, al Pizzocli, veramente con foto, disegni, spiegazioni, nomi dei, degli attrezzi, no? Per cui, veramente, grazie al dialetto, lì c'è un po' tutta la vita di, un, di una comunità, di una vita del passato che molti oggi, che è una vita mica di 3.000 anni fa, parliamo di 50 anni fa. È vero. La finagione, 50 anni fa, insomma, c'era ancora la finagione. Oddio, c'è anche adesso, ma adesso in modo diverso. Ma certi lavori ormai sono scomparsi, no? E quindi questo discorso della di trasmissione, questo libro, permette, ad esempio, di conoscere i lavori di un passato rispetto a quelli del presente. Ecco, professor, mi dica allora, e a commento qualche sovalutazione dell'importanza de, del dialetto ma, proprio. Ma, L'importante del dialetto deriva dal fatto che ci permette ancora di ricordare come eravamo, perché altrimenti la memoria se ne va. Non dimentichiamo che la civiltà contemporanea <coughs> ha portato alla trasformazione del lavoro. Certo. Il calliare il sue macchine, il, il moratore e i suoi attrezzi. Ma... Eh, che adesso anche le scarpe non serve più giustarle no, se perché le costa a posto se se le, but le butta via e quindi via, per cui Però... cioè, molti lavori il, anche il Sarto non c'è più. Certo. È, è, era diventato un modo anche. Il calcherot, il sì, carbonero sì, ormai certo. è finito. Esatto, no? cioè, di solito quando scompare un lavoro scompare anche il termine che lo rappresenta: Tutta la terminologia. Eh. Esatto. E allora eh, l'idea era quella di ricordare anche queste attività, queste particolarità nel vocabolario che Non ci sono quasi nessun vocabolario. Cioè, sì. Una delle caratteristiche più importanti, ad esempio, è la toponomatica, che in nessun vocabolario dialettale viene considerata. Certo, certo, certo. E, ovviamente parlo della eh, toponomatica dialettale, quindi non universale, quella soltanto quella che ha, ha una, eh, una versione dialettale e dopo mh, una delle caratteristiche è eh, appunto aver sposato il lemma con, uh, il, con il suo utilizzo anche questo è un lavoro che eh, nessuno aveva mai fatto prima anche perché ci vuole uh, la conoscenza, conoscenza del teatro <ride> Beh, e della poesia altrimenti non si può fare un riferimento certo. se non si conoscono se non c'è questo entroterra diciamo culturale, culturale che permette di sposare queste due eh, cose Quindi, la del lavoro durato appunto 22 anni è anche dovuta a queste ricerche scrupolose sul, sulle eh, opere degli altri. Sì, L'importante professore è trovare corrispondenza, nel senso che, che sia le persone che ha desiderio di conoscere questo sì. passato. No? E quindi è per quel che questa trasmissione qua là, si propone questo modesto compito di suscitare un po' di interesse per conoscere il passato attraverso il dialetto con tutte le. Comunque la, la, quando questo libro è uscito alla fine del 2014, sì, mi è pare sia stato il dicembre, e la prima edizione in un mese è scomparsa. Parliamo del vocabolario. Il vocabolario prima, quello che abbiamo presentato la volta scorsa. La prima edizione di vocabolario è stata... È stata sì. Certo, per, quindi vuol dire che c'è desiderio di riscoprire, sì, esatto, di sì, conoscere. Che abbiamo poi fatto la ristampa. e... e quello, metà l'ho presa io e metà l'ha presa l'editore che però mi pare che, anche, che nelle librerie non, non ce anche la seconda edizione sia sì. andata per esempio il nostro intendimento sarebbe più avanti eh, di magari vedere se riusciamo ad organizzare un concorso per le scuole, magari per il dialetto per entrare in classe e parlare magari vedere se c'è qualcosa <coughs> che di, troviamo un, un substrato interessato esatto sensibile a, questo, a queste emozioni. Non la proposta di insegnare il dialetto no, nelle no, scuole, no, 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 perché no, sarebbe no, cosa no. più... No, no, fa capire quello che diceva lei, sì, cioè sì. che attraverso il dialetto possiamo riscoprire tante attività, attualmente con foto, sì. termini, questo mai no, magari, dialetto a se stesso, magari, perché magari, se anche, no... Anche commentare una poesia, dialettare... Esatto, come, esatto, un esatto. La, la, perché se no, se entri subito, non sei no, assolutamente, no, no. No, bisogna poi, trovare... A parte il fatto che c'è da chiedersi chi lo insegna esatto, il dialetto. Esatto, esatto. Poi, poi, poi. quale dialetto? Insomma, sono è, a partire viene, da, è, dalla storia. Ce sono 40 di nuovo dialetti per cui quale è il dialetto? Ecco, quel libro di prima della Val di Ledru è interessante proprio perché non è che partono dalle attività, quindi con le foto, con i geni, lì poi arriva, arriva il sì, dialetto. Sì. E quindi veramente la descrizione che ho letto della scuola di una volta è interessantissima: il modo di comportarsi degli studenti, del maestro, il modo di vestire, no? Con le sgalmere, eh, disse il maestro eh, quelli lingera gera e li, ingera, i li dos berle, li metteva lì, li, li inciaveva dentro gli stava dentro da mes alle due e mezza finché scominciava la scuola del dopodisnato per dire. e quindi si riscopre anche un certo modo di comportarsi non solo dei studenti ma anche dei, 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 dei maestri no? bene professor. adesso però andiamo sugli aspetti didattici professor me scusa perché ritorno a questo conoscere il dialetto e quando ho iniziato uh, questa serie di trasmissioni ero partito proprio dall'accento tonico, l'importanza dell'accento tonico. No? Facevo gli esempi italiani: le corne, le cornia, salubre, salubre, edile, edile. Eh. Poi sull'accento fonico, accento aperto, accento chiuso perché molti sì. non sanno neanche sì. cos'è. No? Anche perché c'è un problema che chi scrive sulla macchina da scrivere o sul computer trova sempre l'accento, per esempio la O, trova solo l'accento aperto. Se vuoi mettere l'accento chiuso, devi andare a inserirsi. E quindi c'è gente che scrive sempre con l'accento aperto. Sì, sì, e per, proprio perché non trova. Ma, eh, bosch non è bosco. Sposa, ecco, per esempio, sposa in italiano. Sposa, almeno lo diciamo così, noi con su. la O chiusa. Bosco, bosch, no? Quindi la O chiusa, bisogna indicarlo. Siamo Poi l'uso dell'elisione dell'apostrofo. Anche questo è importantissimo, no? perché lo sconto delle vocali per cui la prima vocale cade, eccetera, eccetera. Poi però ho parlato delle cosiddette particolarità e chi segue questa trasmissione si ricorderà Bosch si scrive con la CH o senza H e guardando questo libro il professore mi ha, ha detto, mi ha confermato, ci vuole l'H proprio per la C, non la C. E la C dura. Esatto, è la C dura ha bisogno dell'H perché se trovi certe parole che invece c'è, come fai a sapere? Oc, oc, ok, perché dobbiamo metterci, ho detto sempre, se uno sa il dialetto, legge oc, ma noi mettiamoci nei panni di coloro che non conoscono il dialetto, vorrebbero leggere, e se trovano oc, dicono, ma è oc o oc? Biroc o biroc? Allora, se c'è l'h, ci sarà k. Se c, la, se non c'è l'h, sarà la c. Ecco, questo mi sono preso la, la briga. Poi, naturalmente, go, ghe, Ga ci vuole l'apostrofo, ci vuole l'H e su questo libro anche il professor Fox chiarisse molto bene che Ghe, eh, c'è una forma, chiamiamola arcaica, che è tutta una parola con l'accento aperto, il professore dice no, la GH apostrofo è. Naturalmente tutte queste curiosità lo voi le vedete in sovraimpressione, quindi avrete modo di verificare. Poi, ecco qui invece, professore, qui c'è un grosso problema. Nalbert. Starebbe per en Alber, no? un albero. Di solito si scrive N apostrofo Alber. Pensi che io ho trovato degli scrittori che scrivono Apostrofo N. Alber. È giusto. Ecco, vedete? È giusto, Apostrofo N. Alber. Certo. Però gli scrittori, non dico più famosi, quelli più celebrati, sì, ma, scrivono un Alber. Sì, ma molte cose sono. sono, sono diciamo che. Sono un po' dei perfezionismi, se vogliamo, no? Però è bene indicarli. Ecco, che... però il professore mi diceva prima, parlando prima, che l'importante è essere uniformi, l'ho sempre detto. Se voi decidete di scrivere apostrofo N alber, lo fate sempre così. Non una volta apostrofo N alber, un una volta N apostrofo alber. Quindi l'importante è essere uniformi. Co coerenti. coerenti, così come i nomi propri, i toponimi. Roveredo o Rovereto, Milam o Milano, Trento o no. Trent? Trent. Trent, ecco. Milan. Milan, ecco. Vedete, il professor Fox è per il toponimo dialettale. Invece vecchi roberetano diceva Lovredo anche. Anche? Lovredo. 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 Lovredo diceva. Ho capito. Per esempio in, la località giù arriva per andare a Macese, tempesta, per esempio, dicono, sì. tempesta. Sì. Nemma sì. tempesta. Allora, Anche è chiaro è, che, è, che il un... termine di alcale è tempesta. Ecco. <ride> non tempesta. Ecco. Anche qui, vedete, ecco, però se uno dice, no, io voglio scrivere i cognomi, se c'è la doppia L, voglio Emanuelli, voglio, no, Emanuelli con L, beh, però scrivi sempre Emanuelli con due L, ecco. però sì. mi piace che il toponimo... Il professore dica che sarebbe meglio usare il toponimo come so, lo si scrive, lo, su, lo si pronuncia in dialetto e poi gli infiniti, i verbi infiniti, zugar, venir, eh, magnar ecco se, mettere l'accento o non mettere l'accento finale sulla sillaba finale non serve non serve ecco avete sentito quindi non serve la voce cade automaticamente magnar Okay. È una parola tronca, come si dice, l'accento sì. cade sull'ultima per... sull sillaba. Ho capito, quindi va bene. Anche qui abbiamo una. Ecco. Perché vi ho fatto questi esempi delle particolarità di cui vi ho parlato tempo fa? Perché, ripeto, le ho trovate spiegate molto bene, ma non solo queste, eh. ne ho trovate tantissime curiosità su questo libro, Conoscere il dialetto, che però il professore mi ha detto che ormai è andato esaurito, sì. non si trova più, forse in qualche libreria, non lo so, ma sicuramente nelle librerie nelle biblioteche sicuramente si trova. E questo, secondo me, per chi vuole sempre eh, essere interessato al dialetto, approfondire il dialetto, capire come si scrive in dialetto, questo libro per me è veramente fondamentale perché la grammatica, ecco, chiamiamola grammatica dialettale. Esatto. Ecco, del professor Elio Fox. Bene, non so se abbiamo ancora tempo per dire qualcos'altro. Qualcos'altro, ecco, invece volevo dire al professor Fo che noi siamo saliti nei giorni scorsi sulla Baita Floriani, abbiamo uh. parlato della Baita, di Floriani e dell'ingegner Riccardo Maroni. Lei ha avuto l'occasione di conoscere l'ingegnere Riccardo bene. Maroni, mi ha regalato tutte le sue, le sue opere. Tutti i libretti <coughs> Tutti che hanno nelle scuole, io mi ricordo <coughs> questi librettini. Quelli sugli artisti. Sì, sì, artisti. E poi quelli delle commedie di Dante Sartori. Ho capito. Invece, qui... storie, Anima Trentina e, e l'altro tre... tre... Quindi, tre... ha avuto occasione di conoscere anche lei? Le... Io andavo a casa sua. Ho capito. Quando, mi... quando abitava a Riva, o in Val di Ledro? No, no, no abitava, a Milano? A... No, abitava qui a Trento, in Via Zara. Ah, era... ah sì, sì. Che mi ricordo... Andava in ah, Val sì, di Ledro? Tu... Ah, sì, sì, esatto. mine... andava in estate. In Val... Sì, mi ne potevo sì. trovare anche a Val di Ledro. Si sì, certo. e... sì, sì, abitava per... a Trento? Si sì, sì, abitava sì, a Trento, in Via Zara. Non è mai è abitato a Riva Riccardo Maroni? No? Ma sì, è? Ah, è ecco, sì, sì dopo la guerra, era, era, mi pare che fosse stato commissario alla ricostruzione. Ah. Perché era ingegnere? Era sì, lavorato, sì, era ingegnere civile, sì, sì, sì che, che lavorava alla scacca. Alla SCAC, sì, sì, sì. sì. Noi trato, abbiamo, ci trato. siamo permessi di dedicare una puntata appunto all'ingegnere Riccardo Maroni con Tullio Rigotti che appunto l'ha conosciuto e poi anche con Vincenzo Passerini mm. l'ex sì, assessore sì, tutto, sì. che è stato un po' il suo erede testamentario da un punto di vista culturale librario eccetera e quindi abbiamo parlato qualche tempo fa anche di Riccardo Maroni che è regato, il mecenate diciamo, ecco, di, di Giacomo mm. Floriani che è il nostro punto di riferimento <coughs> quando andavo a trovarlo in Val di Ledro le, so, le due o tre volte d'estate, un giorno mi ha portato al cimitero Ah. Ma dite, questa donna l'ho comprata a Milise. No? Ah, Cimitero. se l'era già comperata? Sì, sì, sì. Dice, qua va e qua va con moglie moglie. È morto nel 96, mi pare. 93. Sì. ed 93 era, era nato nel 1896, morto nel 93, quindi aveva quasi cent'anni. Sì. Mentre eh, Floriani era già morto nel 68 perché era già morto. Sì, qualche, sì, era. <coughs> Bene. Anche oggi vedete, cari amici, una bella chiacchierata, eh? quindi con il professor Fox, che ringrazio ancora per suo, questa sua disponibilità ad accoglierci nel suo studio. Vedete che qui si respira proprio un'aria di cultura, culturale, non solo dialettale, ma anche un po' di tutto, ma a noi interessava il dialetto, quindi veramente grazie di cuore. La puntata sicuramente si è elevata. Naturalmente... Speriamo ancora di averla a nostro ospite, vediamo di approfondire altri argomenti. Finché sono vivo. Ecco, finché sono vivo, finché respira, come dice il dottor Carlo Tamanini nelle sue opinioni, abbiamo anche il nostro farmacista eh, conosciuto. Che, che esatto fa la sera l'opinionista e dice vedete che oggi respira. Ecco, il professore dice finché ma lo vedo molto vispo, poi vede che ha una vita intensa fino alle 4, 4 e mezza, 5 lui è sempre all'opera, poi va a riposare 4 ore, 5 ore, poi si dedica alla moglie che avete sentito è stata anche sua collaboratrice fedele. Eh? Bene professor, veramente grazie di cuore Niente, grazie per averci accol accolto. Naturalmente grazie anche a voi amici di Telegarda, appassionati di dialetto, vi aspetto sempre la prossima trasmissione. Mi raccomando, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao a tutti e arrivederci.